Muori, via. Axato, la protezione, Dio, muori. Oh, 3 volte di fila, non è possibile. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio della Crazy Loca Pokémon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio direi abbastanza tranquillo per quanto riguarda, diciamo, la Nuzlocke in sé, ma signori miei, la regione di Unimai è stata attaccata dal Team Plasma che ha scaricato un'ondata di gelo sul nord di Unimai, congelandola letteralmente. Quindi no, da questo punto di vista non è stato un episodio calmo e signori miei, quest'oggi siamo a Grecalopoli, uno per battere la palestra e due per passare appunto da Grecalopoli e dirigerci alla fossa gigante. Signori miei, ho rinominato il nostro Arbok chiamandolo Malfoy perché è un serpente, quindi serpeverde di Harry Potter e quindi Malfoy. In tantissimi mi avete consigliato di chiamarlo Cobra, però ragazzi, sinceramente mi sembra poco interessante, cioè, più che altro lo chiamano tutti così. Volevo trovare qualcosa di più figo. Allora, cosa faremo in questo episodio? Batteremo per prima cosa la palestra e poi penso che esploreremo un po' i percorsi attorno a questa città. Quindi vi invito sin da subito a lasciare un bellissimo mi piace per questo episodio. Ho visto che ultimamente ne state lasciando davvero tanti, quindi mi raccomando, signori miei, non ve ne dimenticate anche per questo episodio, anche perché avremo assolutamente bisogno del vostro supporto. Per... come? LOL. Ok, sta cosa qua non me la ricordavo assolutamente. No, tra l'altro sta parte di gioco temo di averla abbastanza rimossa. Allora, dov'è che dovrei andare? Scusate, eh. Allora, fatemi capire, perché c'è tutta una parte di questa città che effettivamente, ora che ci penso, non ho assolutamente esplorato. E no, le palle che ho già trovato Ciprian. Oh, infatti mi sembrava un po' più grande Grecalopoli. Adesso sì che si capiscono le cose. Qua se non sbaglio... No, tra l'altro potremmo farci una... Ah, ok. Oddio, riferimenti a Misty. No, dicevo, signori miei, non l'ho esplorata sta parte di città, effettivamente, mi sono dimenticato. E quindi nulla, direi che non la esploriamo nemmeno, la vedrò io off camera. Però quello strumento lì lo prendo volentieri, quindi vieni qua. Lastra prato, perfetto, cioè il prato che è proprio, cioè, diciamo, in zona sbagliata, visto che dovremmo andare un po' più in centro all'Italia per trovare una lastra di prato. Però vabbè, insomma, signori miei, lasciate un bel dislike dopo questa battuta. Sono abbastanza convinto che tu non ci fossi prima. Ok, puoi tornare alla palestra, ti devo prendere a pugni in faccia. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Abbiamo trovato il capo palestra, signori miei, adesso direi che è assolutamente il momento di affrontarlo e di vedere di cosa è in grado di fare. De cioè, non si dice in italiano sta roba, però... Dettagli, tra l'altro... Wow, cioè, questa palestra è stupenda, ma non solo la palestra, anche la team. Allora, abbiamo davanti Titanic, direi che ci può stare. Iniziamo ad affrontare questi fantallenatori, signori miei, vorrei fare questa palestra, o perlomeno gli allenatori della palestra, in maniera abbastanza veloce. Perché poi vorrei esplorare attentamente i percorsi che circondano Grecalopoli. Pampur, allora, Pampur non mi ricordo il tuo tipo, quindi ti faccio un pallaclima così, over two feet, su due piedi. Spada solenne mi fa malissimo, tra l'altro, signori miei, anche questa volta non ho tantissimo tempo. Fra parentesi, l'interrogazione nello scorso episodio ho preso 8. Non ho tantissimo tempo perché voi starete vedendo questo video di venerdì. Però, signori miei, io sto registrando di martedì e martedì a Milano rompono il day one alla sera di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire che io andrò a prendere Pokémon Sole e Pokémon Luna, avete capito benissimo. Ovviamente non ci porterò Let's Play, l'ho già detto, nel caso lo ribadisco. Però, signori miei, sì, andrò a prendere Pokémon Sole e Luna. E quindi questo episodio vorrei non farlo corto come lo scorso episodio, che in teoria sono gli episodi di durata normale, però per la Crazy Lock era corto. Ma vorrei comunque non farlo di 30 minuti in sostanza, dato che ho esattamente 30 minuti per registrare sto video. Ok, allora, questa palestra non sembra così... cioè, sembra intuitiva, giusto? Te, suppongo, che sia una di quelle allenatrici che io potrei tranquillamente balzarmi, però siccome sono un Pokémon Master, le affronto tutti, tra l'altro, signori miei, parliamo della capigliatura di oggi, c'è cioè qualcosa di incredibile. Scrat, signori miei, è tornato anche lui, questa è la serie dei ritorni, il mitico Scrat. Chi se lo ricorda, hashtag Scrat nei commenti solo se vi ricordate di Scrat. Cioè, adesso probabilmente l'avrete dimenticato perché è morto. Però vabbè, dettagli.
Ok, sì, confermo, era abbastanza inutile. No, non è vero però, serviva perché dovevo scherzavo, no? Ok, perfetto. Come non detto. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo velocemente e ok, immagino di dover andare qua. Ok, ah, perfetto, 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 sì. Ok. Ok, forse adesso devo fare tornare indietro e prendere quella ninfea, diciamo. Tra l'altro, ok, perfetto, vedo che i livelli dei Pokémon sono abbastanza normali, diciamo, non sono bassi, perché bassi non sono, ma non sono neanche pazzi, la cosa mi fa piacere, acido. Wow, penso che mi abbia tolto effettivamente un PS. Surf e Durant ci saluta, perfetto, Titanic livello 51, ottimo. Ok, perfetto. La team è proprio bellissima, raga, mi piace un bordello. Remixata da Dio. Allora, vediamo se. Sì, esatto, ci ho preso giusto, ci ho visto giusto. Proseguiamo. E ok, lì c'è una fantallenatrice che immagino di dover affrontare. Siamo a 5 minuti, perfetto. Stiamo nella nostra tabella di marcia, signori miei. Devastiamo questa fantallenatrice. Nel frattempo, signori miei, ho il tè io, perché il tè è sempre compagno fedele di ogni vittoria. Oddio, non ci credo! Davvero hai lottato in una palestra di ninfe? Stai scherzando? No, evidentemente. Ottimo, non galleggia più. Banette, allora, no, lui non l'ho ancora incontrato, non so di che tipo sia. Ok, perfetto, continuerò a non saperlo, verosimilmente. Vortice erba, riproviamo. Ok, penso di aver capito il suo tipo, credo sia di tipo roccia. E la cosa non è buona perché non ho mosse che gli possano far male. Ottimo, allora adesso leviamo subito Lunala, mandiamo. Non saprei, proverei con. Perché? Che abilità del cazzo hai, stronzo? Non lo so, provo uno zampillo così perché. Ok, non gli fa niente neanche zampillo, buono sapersi. Osso raffica, ti prego. Perché? Ma oddio, Lunala, se fai schifo. Incrocolpo, evita l'attacco, dai, fagliene ancora 5. No, ovviamente no. Beccata, no, fermi, curiamolo perché altrimenti questo mi schiatta subito. Allora, penso che abbia Penombra come abilità, oppure mi ha utilizzato una mossa che io non ho visto, che potrebbe essere Malo Sguardo, come potrebbe essere Blocco, penso. Ora, non so se ce ne sono altre. Radicalbero. Ok, il lato positivo è che in teoria adesso dovresti essere totalmente immobile e con sto zampillo dovrei mandarti a casa. Oh! Oddio, madò, sembrava Gesù Cristo sto Banette. Ok, perfetto, proseguiamo, 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 proseguiamo. Allora, fatemi studiare la situa. Penso di averla capita. Ok, allora immagino di dover andare qua. Ok, di qua non si muove. Allora, no, non saprei, raga. Sì, se va leggermente più lento il gioco è perché sto semplicemente caricando. Cristo Dio! No, cioè, non sto caricando Cristo Dio. Sto semplicemente caricando l'altro episodio della Crazy Lock, quello di mercoledì. Quindi è normale se va un po' più lento, ma tanto non è che sia così problematica la cosa. Io mo che cazzo faccio? Ah, aspettate, credo di aver capito. Credo di aver capito. Ok, perfetto. Ok, non mi tornava la cosa, raga, madonna. Creepy Stories impazzisce, non è uno scherzo. Allora, iniziamo a aprire sto fantallenatore che ha un Cryogonal. Noi abbiamo davanti Lunala. Ok, perfetto, no. Temevo che non avesse abbastanza vita, invece ne hai come. Vorticerba. Guardalo, un altro Malo Sguardo, non posso scappare. Cioè, lo volete così bello Lunala da volerlo sempre, non lo so. Osso raffica, perfetto, fa malissimo, fa malissimo. L'ha preso proprio in quel posto, cioè proprio dolorosamente l'hai preso. Allora, Shackle, mandiamo a sto punto Malfoy, signori miei. Esordio per lui con il nuovo nome, signori miei. Guardate com'è fiero, io gli faccio un surf così, su due piedi, proprio cattivo. Oddio, cioè, no. Vabbè. Ok. Ormai sono abituato. Ho capito come va a finire. PJ. Cristo Dio. Abbiamo raggiunto il livello di morti della scorsa Crazy Lock. Un applauso per piacere. Dio mio, tutto sto tempo per allenarlo tra questo e lo scorso episodio.
Oppure sprecato 30 secondi del mio tempo per trovargli un soprannome. E tu mi muori così? Ottimo! No, davvero! La vita è proprio un cesso ambulante. Allora, famo così. Ok, dovremmo esserci. Stavo dicendo, prima che mi sciottasse, mi sembra così strano buttare giù uno shackle così velocemente e puntualmente me l'ho preso in quel posto. Perfetto. Allora, per fortuna che alla fine di questo episodio, tecnicamente. Aia. Io di che tipo sono l'otto, ok, non dovrebbe farmi malissimo. Mi ha quasi sciottato. Dicevo, mi sembrava strano mandare giù uno Shackle così velocemente perché, come immagino saprete, Shackle è il cancro del competitive, cioè è quel classico Pokémon che non butti giù neanche con un'atomica. E il che è sempre un problema perché quando te lo trovi in campo, full EVS in velocità, in difese, full EVS in Cristo Dio e bestemmi in 30 lingue, poi viene giù Gesù a complimentarsi con le tue bestemmie. E sapete che non è proprio il top. Proviamo ad andare Costanzo, signori miei, e smettiamola di blaterare su cose assurde. Psicotaglio, ce l'aveva anche nello scorso episodio, mi pare di sì, non mi sono dimenticato di dirvelo, perfetto. Vigor colpo, grande, sempre, oh, Costanzo è sempre il migliore, signori miei, oh, guarda, uno dei Pokémon migliori che abbia mai avuto, perfetto, ci siamo capiti. Ciao Petilil, olè, battuta Cammy e dovremmo, a regola, essere... Ok, temo di aver... No, ok, perfetto, è tutto giusto. Uno, due e tre. Perfetto, siamo dal capo palestra, signori miei. Allora, curiamoci i Pokémon. Io dovrò smattare in editing per togliere la sidebar, che bello. Troverò ovviamente il sostituto alla fine di questo episodio, che probabilmente sarà la cattura che faremo, a meno che non farà così schifo rispetto alle altre nostre riserve che mi fanno pietà. Tra l'altro, Soak, ossia il nostro 333, ha l'abilità raccolta che mi permette di ottenere degli oggetti inutili, ma che fanno figo, e quindi... Tra l'altro, wow. Allora, direi di affrontare il capo palestra, siamo a 12 minuti e quindi non perdiamo tempo. Sei già qui? Sembri davvero in gamba. Bene, cominciamo. Parte la sfida con Bob. Bob, perfetto, cioè, non slittino, Bob proprio. Bug catcher soprattutto, Mamoswine, perfetto, iniziamo davvero bene, mi dicono. Allora, Mamoswine contro Lunala. Allora, Lunala, io di te non mi fido perché sei scarsina, però voglio crederci, Zampillo. Per piacere. Lunala, ti devo prendere oggi con Luna. Ecco. Credo che Gesù mi voglia male. Lo credo davvero. Titanic, vai tu per piacere. Marchiatura. Sei super efficace, bestemmio. Ok, perfetto. Oh, ti prego! Ti prego, non cominciamo perché qua comincia a far partire la bestemmia tripartita. Allora, palla clima. Vediamo di farti male. Foglie lama. Cioè, lo sto prendendo in quel posto totalmente. Allora, fermi. Cynthia, vai tu. Vai tu, ti prego, non fare schifo. Foglie lama. Ok, era un critical, ci sta. Proviamo, non lo so, un caduta massima. Ti prego! Oh! Fanne 5. Non ne fa 5. Tifone. Evita l'attacco, aspettate. Oddio, aspetta, sarà super efficace su Lunala e super efficace pure su di lui. Io che cazzo sto facendo? Acciaio ghiaccio. Proviamo ad andare Costanzo, raga. Proviamo con lui. Cioè, li ho fatti girare tutti i Pokémon, una cosa allucinante. Psicotaglio. Evita l'attacco. Drago Bolide. Ti prego, no. Boh, raga, cioè, non lo so. Le sto prendendo in quel posto. Pure il cane si sta lamentando. Mi sta aprendo sto coso. Marchiatura che fallisce. Vigor colpo. Dai, Costanzo. Mannaggia te. Ok, Dragobolide è speciale, però. Questa è un'ottima cosa. Colpisci. Oh, Dio. Non gli hai fatto nulla.
Mi sto alterando. Porco due. Muori. Figa. Dopo un po' mi rompo il cazzo anch'io, signori miei. Oh, Costanzo in rage proprio, mi dicono. Allora, proviamo a mandare 383 contro questo Tropius, così diamo respiro a tutti gli altri Pokémon che hanno preso schiaffi da quel Mamoswine. L'ho risolta così, signori miei, non me la sentivo di rischiare in questo momento della serie. Non me la sentivo, dicevo, di rischiare in questo momento della serie, dato che abbiamo già perso un Pokémon e non voglio assolutamente perderne altri. Tu finché fai abbagliante va benissimo, caro mio. Ancora il cane di merda. Proviamo un erbapatto, così su due piedi. Lui continua a fare abbagliante. Io vado di erbapatto. Ti prego, soffri. Ma perché dovete? Perché? Ok, ragazzi, rieccoci qua. Vi interesserà sapere per caso quanto tempo è passato dal quando ho stoppato? Tipo 3 giorni. Infatti, mi vedete probabilmente totalmente diverso nei vestiti. Comunque, vediamo di riassettare un attimo la situazione, che se non ricordo male, non era delle migliori. Allora, non lo so, provo un'ira di drago. Non ricordo assolutamente com'era messa la cosa. I tipi dei Pokémon, non me li chiedete. Anzi, ora che ci penso, su Tropius. No, ok, no, era la scorsa Crazylock che. Il fottuto Tropius, signori miei, nella scorsa Crazylock, quella nero, era di fottuto tipo buio spettro. Cioè, praticamente non potevi fargli nulla. Allora, ok, sì, la situazione era decisamente precaria. Ottimo così. Allora, mandiamo Cynthia, ragazzi. Questo Quartortle io non ho idea del tipo che potrebbe avere. Però è il suo ultimo Pokémon. Ottimo, questa è una buona cosa. Non lo so, provo un mega calcio così su due piedi, capito perché? Mega calcio col piede, no? Wow, c'è le difese di Cristo, come hai fatto a reggere? Allora, facciamogliene un altro, ottimo, manco l'avessi detto. Oh, però noto con piacere che Hydropulsar non attacca. Cynthia e i suoi brutti colpi, signori miei. Battuto, perfetto, 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 ce l'abbiamo fatta. Non solo sembri forte, ma lo sei davvero? Hai spazzato via perfino me. Ero così sorpreso che quasi dimenticavo, devo darti questa. Otteniamo la medaglia. Cascata, goccia. No, quelle sono generazioni di prima. Che è l'ottava medaglia, signori miei, e quindi tra non molto, Lega Pokémon. Creepy riceve la medaglia Onda da Ciprian. Perfetto. Onda, vabbè, le ho dette tutte, signori miei, mi mancava solo Onda, probabilmente. Cioè, che giocava nel Milan, quindi. Cioè. No, non è idrovampato. Ok, penso si sia suicidato. Ma dettagli. Ok, in questo modo dovremmo tornare direttamente all'inizio. E così è effettivamente. Quindi usciamo da qua. Dovrebbe esserci Rocket che ci romperà le balle, suppongo. Esatto, non l'avrei mai detto, signorina, proprio mai. Aiuto le medaglie, sei proprio un tipetto fuori dal comune. A dire la verità, credo che tu abbia tutte le carte in regola per andare alla Lega Pokémon, però prima dovresti occuparti del Team Plasma. Ok, eccolo qua, che giustamente ha fatto il giro dell'isola. Ho sentito di questo Team Plasma, ma che gente è? Vuoi sapere del Team Plasma? Rubano i Pokémon di mia sorella. Volevo dire, della gente. È un gruppo di banditi che ha deciso di congelare Unima per conquistarla. Non li conosci, Ciprian? Non li conosco. Se vivi nel mare certe cose non ti interessano. Giustamente sto menefreghista maledetto. Ho risposto a qualcosa che non so cosa sia, però va bene lo stesso. Dai che abbiamo poco tempo, dobbiamo andare verso la fossa gigante, devo curare i Pokémon, depositare il fottuto Arbok, signori miei, che è già morto. Malfoy, madonna che pena che mi ha fatto quel Pokémon. Allora siamo tipo a boh 16-17 morti, ora non ricordo. Penso 16, ma non sono sicuro. Comunque, no, sì, siamo a 16 ufficialmente. Perché mi ricordo che nello scorso episodio, 3 giorni fa, quando registravo questo episodio, che voi avrete visto tipo 5 minuti fa, ho detto che siamo arrivati a 16 morti come nella scorsa Crazylock. E di fatti, 7, 14, 6, 12 e 16. Ok, perfetto. Avevo bisogno di ragionarci un attimo. Ok, signori miei, allora il membro lo sceglierò prima del prossimo episodio. E nulla, direi di avviarci verso la fossa gigante. Nel frattempo vi ricordo anzi di lasciare un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno che fa sempre bene. E allora, qua il discorso è come si fa a raggiungere la fossa gigante? Cioè, secondo quale logica umana devo raggiungere la nuova zona? Perché io sinceramente non ne ho idea. Ok, dovremmo esserci, perfetto. Ciao.
No, davvero. Poi comunque la città me l'esploro un pochetto fuori parte, perché non l'ho ancora esplorata bene. E oh, Swellow, perfetto. E nulla, vi farò sapere se troverò qualcosa di interessante, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti. No, cancro, devi morire. Muori. Non gli ho fatto assolutamente nulla. Ottimo. Aia. No, Tentenna non può agire, Dupar de Balle deve morire. Oh, Dio mio! Lunala! Cristo Dio, non è possibile. Dai, non puoi far così schifo. Metal testata. Allora, calma. Comando urto. Prendiamolo però. Ok. Oh, perfetto. Madonna, sembrava le cose difficili proprio. Flareon, perfetto. Flareon, Flareon, Flareon. Ti faccio un osso raffica così. Bah! Brutto colpo, brutto colpo, brutto colpo. Muori. Adesso. E regge, ovviamente. Ovviamente regge. Dio, che nervoso. I critical di merda che non dovrebbero mai esserci. Va che roba, va che roba. Missa. Se. Porco diso, se critti. Uccidilo. Puttana. Curati. Ragazzi, se mi scappa la bestemmia, non la censuro. Muori! Oh! Dio mio! Superate le morti della scorsa Crazy Rock, comunque, nel caso ve lo steste chiedendo. Dio mio, che nervoso. Mettiamo davanti Soak 383, vai così. E facciamo la cattura qua a sto punto. Speriamo che sia un bel Pokémon, raga, perché altrimenti bestemmio. Vi giuro che proprio partono. Vabbè, questo qua dovrebbe evolversi tra un livello in teoria. Quindi non è neanche malaccio. No, non lo attacco neanche per sbaglio. Allora, tra l'altro, signori miei, non so se l'ho già detto, ma questa serie si interromperà alla Lega Pokémon. Perché, ragazzi, il dopo Lega di Nero 2, nonostante sia molto bello, comunque sono le stesse zone, lotto volante nel frattempo. Nonostante appunto sia molto bello, sono comunque zone che abbiamo già visto nella scorsa Crazy Lock e vabbè, penso che sia abbastanza inutile. Allora, mi ricordo tantissimo le host di... come si chiama? Di Earth Gold, sinceramente, questa particolare canzone. Comunque direi che diamo il condivido esperienza a Pineco e speriamo che si evolva in qualcosa di figo in questo episodio. Detto ciò, andiamo a dire repellente cattivo. E se lo avessi, ma teoria io. Ok, perfetto. Quanti ne ho? Forse dovrei tenere aperta la bocca. Uno, perfetto. Qua esageriamo, signori miei, no, davvero. Allora, proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Io sinceramente non mi ricordo per nulla questa zona. Quindi, signori miei, spero di non fare epic fail assurdi. Iniziamo a battere questa allenatrice. Tra l'altro, io non ho idea di quanto durerà questo episodio perché non ho la più pallida idea di quanto ci avessi messo a finire lo scorso spezzone di video. Di 3 giorni fa, quindi signori miei, mettiamoci l'anima in pace. Se il video dura tanto, ve lo cuccate così. Quanta vita ha questo Vullaby per non aver subito praticamente danno da Ira di Drago? Tanta, sicuramente è morto. Oh, il critical per noi, signori miei. Che cosa bella. Oh, tutto perfetto. Questo qua è fissato con gli uccelli, evidentemente. Cioè, ognuno ha le sue passioni, che possono anche essere quelle per gli uccelli, diciamo. Cioè, non giudico nessuno, insomma. Signoraggio, muori. Grazie, perfetto, 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 perfetto. Pineco ovviamente non sale di livello, giustamente, ha preso pochissimi punti di esperienza. Ma ha trollato, non pensavo che ci fosse un gradino. Ma ha trollato 2 volte di fila. Perfetto, ciao, quanto sei bello, no, sul serio. Come faccio a ucciderti? Segnoraggio. Ok, perfetto, ho capito. Ok, no, no, mi è tutto chiaro, fuga. Ok, perfetto. Tu? Messaggio Fritch. Ciao. Ah, oh. Armonio, Acromio. Ah, quanto tempo è passato. Terrakion è uno dei 3 Pokémon che hanno combattuto per proteggere i Pokémon da una guerra contro gli uomini. Deve aver fiutato il pericolo che il Team Plasma rappresenta. Sicuramente sta cercando un allenatore degno di guidarlo alla riscossa. È davvero interessante che si sia mostrato a te. Ma a parte questo, vuoi affrontare il Team Plasma? Certo.
Ma certo, in questo caso per prima cosa devi essere abbastanza forte da sapere difendere i tuoi Pokémon. No, sei un figlio di puttana. Non mi sfida. Oddio, pensavo che mi stesse affrontando. Cosa mi ha dato? Un cellulare. Lacro congegno, cos'è? Non me lo ricordo. Ok, va bene. Ok, non si sa cosa sia. La grotta cosa? Non ho visto. Oddio. Azelf. Uxie, Mesprit. Azelf. Mesprit. Vabbè, ovviamente, raga, non posso catturarlo perché la cattura l'ho già fatta. Ero solo curioso di vedere che leggendario sarebbe stato. E anche di vedere quanto fosse puttana la madre di questo Mesprit. Devi farmi fuggire. Non so se ti è chiaro il concetto. Non so se ti è chiaro il concetto. Mi devi fare fuggire. Non so se ti è chiaro il concetto, Energy Palla. Fammi fuggire. Porco di quel due, fammi fuggire. Qua parte. Parte la bestemmia, signorina. Parte. Non mi trattiene nessuno. Non è vero. Cioè, vi rendo. Cioè. Datemi sto strumento, vi prego. Mi trolla sto gioco, mi trolla ai livelli più alti del troll. Non è possibile una cosa del genere. Affrontami, ti prego, devo evolvere anche Pineco. Fai veloce però. Oddio, Luvdisk. Questo qua ho visto più Luvdisk negli scambi prodigiosi che in mare. Dai, vediamo di morire in fretta. Protezione, protezione. Eh sì, due volte di fila e poi... Cosa cerchi, Lux? Guardalo che si protegge, occhio. È ovvio, ci mancherebbe altro. No, che tu sia di tipo metallo, ti prego, dimmi di no. È di tipo metallo. No, ma no, oh, che strano, non l'avrei mai detto, guarda, muori, via. Ha axato la protezione, Dio, muori. Oh, tre volte di fila, non è possibile. No, 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 no. Oddio. Madonna, signori miei, che disastro, che disastro, che disastro. Muori. Perché ho iniziato sta serie? Perché? Potevo fare tante cose, potevo suonare la chitarra, potevo portare a spasso il cane, invece no! Ho deciso di fare lo youtuber, di portare serie che mi fanno bestemmiare pure le divinità in cui non credo. Guarda, una cosa allucinante, mi sa che ho pure... Ho spaccato le cuffie, no? Ok, fermi. Poi uno, perché io no? Vi dico sempre, non ho voglia di utilizzare Costanzo, di utilizzare Per Forcorno, perché, cioè, mi sembra di vincerla facile. Però poi uno, come mi dite come fa a non resistere alla tentazione? Uno sclera e poi giustamente la mossa che fa One Hit KO, che potrebbe anche non essere super efficace, è ovviamente super efficace. Signori miei, che vita. Che vita! Proseguiamo, va, che è meglio. Allora, nulla, ovviamente, siete in mezzo al ca... Scorupi, Scorupi è un bel Pokémon, signori miei. Soprattutto Drapion, uno dei migliori di quarta gen, sicuramente. Fuggiamo tatticamente e... Ah, tanto sarà una merdata, come al solito. Wow! Minchia, l'utilità fatta a strumento, mi dicono. Allora, qua, questo qua è fisso, è un fungus. Oh, Gesù Cristo. Però tutti i Pokémon che si potrebbero potenzialmente evolvere subito, raga. Questo è un lato favorevole della vita di merda che ho, perché ovviamente ho beccato la Mongoose. Fammi fuggire per piacere. Oh, grazie. Quello strumento lì invece, c'è un altro Mongoose, vi giuro che esplodo. Sì, levati. Sì, allora sei bello, no? Questo, cioè, l'abbiamo assodato, ok? Però... Oh, grazie. Bacbocca sala. Cioè, neanche la Bacca Salak sa cos'è la Bacca Salak, capite? Per farvi capire la situazione. Armaldo, ottimo, sembra il nome di un chitarrista spagnolo che nessuno conosce.
No, più che spagnolo, tipo messicano, una roba del genere. Non gli faccio nulla, ma perché, scusa, palla clean. Una vita buttata nel cesso la mia, una cosa allucinante. Va che roba, va che roba, va che roba. E tanto adesso io comincerò a fare colpo come un perfetto ritardato. Si confonde, perfetto. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Io volevo registrare due episodi di fila, signori miei, ma cioè, spiegatemi voi in questo stato com'è fisicamente possibile registrare due episodi di fila. La risposta è semplice, non si può. Come fa uno a registrare due episodi di fila così? Stasera esco a festeggiare il mio compleanno che... Acqua, va che roba! Va che roba! Falliscono tutti! Muo', oddio! Per piacere, puoi morire? Grazie. Oh. C'è anche una cosa allucinante. Io guardate, non ho parole per esprimermi. Muori. Grazie. Cioè, non lo so, non faccio niente a nessuno. Non faccio niente a nessuno. Salta amicizia. Muori per piacere. Luce si illumina. Ragazzi, io quitto la serie. Basta, non ne posso più. Soffro ogni volta che registro questi video. Soffro come un cane. È una cosa allucinante. Oh. Dai, magari mi si evolve panico. Oh, perfetto. Questo è l'unico lato positivo. Si evolve panico. Ok. Dammi sta gioia in sto episodio, dammi la gioia. Dammi una gioia, una sola te ne chiedo, una sola ti chiedo una gioia e mi dai un cancro vivente, una gioia. Vabbè, magari è forte, guardiamolo, guardiamo, magari è buono, chi lo sa? No, no. Abilità in patch, non c'è neanche la descrizione per stabilità. Dammi il condividi esperienza. Dammi il condividi esperienza. Allora, siamo arrivati più o meno alla grotta. Sì, signori miei, l'episodio di oggi termina qua. Ho bisogno di riprendermi. Gli allenatori che ho saltato su questo percorso li batto fuori parte. In teoria dovrei fare anche qualche cattura, la farò all'inizio del prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. A me no, ma comunque se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione, rispondete alla domanda del giorno e noi ci becchiamo in un prossimo video.